Ciao ragazze! Ok, eccomi tornata finalmente. È passato parecchio, cioè, allora, voi il video lo avete visto da poco, ma in realtà quel video l'avevo registrato tipo il 9 dicembre, mi pare, o l'8 e il 9 dicembre, insomma, un po' di tempo fa. E intanto buon anno a tutte e a tutti, e grazie, grazie mille per tutte le nuove iscritte e iscritti. E niente, partiamo subito con il parlarvi di questi prodotti che avete già letto nel titolo, sono della Yves Rocher e sono due prodotti della linea Hydra Vegetal. Ci sono le luci. Non so se ci sono altri prodotti. Allora, io questi due prodotti li ho acquistati tramite una presentatrice Yves Rocher, però a Pisa esiste il punto vendita Yves Rocher e credo ci sia anche qui, non proprio nella mia città, ma comunque vicino. Però parlando con una mia amica, c'era un'altra sua amica che vendeva questi prodotti, quindi ho detto sì, approfittiamone, visto che comunque stavo finendo la crema. Ho detto sì, prendiamola perché non è solo il gel detergente, ma c'è anche la crema. E c'era questo set, che erano questi due, con la pochette, che è questa qui, ed era ad un prezzo basso, comunque mi pare di averli pagati entrambi 11,90, sì, sui 12 euro tutte e due, quindi una media di 6 euro a prodotto, che è ottima, ecco. Ero abbastanza, non ero scettica di questi prodotti perché ho provato altri prodotti in passato della Yves Rocher e a parte una volta mi pare che fosse stato uno smalto, ma secondo me l'avevano venduto già un po' partito, ecco, nel senso che probabilmente mi avevano venduto tipo un tester o qualcuno l'aveva aperto e quindi era un po' bruttino. Per il resto mi ero trovata sempre bene, ecco. Avevo anche la carta della Yves Rocher tempo fa, ma non ho idea di dove sia finita. Comunque, a parte questo, questi prodotti li sto provando da all'incirca un mese e mezzo. Non vorrei dire 2 mesi, credo sia meno di 2 mesi. Comunque, un mese e mezzo sarà passato sicuro. Di sicuro, e mi ci sto trovando veramente bene. Non me l'aspettavo di trovarmi così bene. Allora, il gel, intanto, questa è una linea per pelli da normali a miste. Il gel, parliamo prima del gel, che è un gel detergente freschezza con linfa vegetale idrorestitutiva ed è 125 ml per una scadenza di 12 mesi. Allora, è senza sapone e in effetti questa cosa che non c'è il sapone si nota subito appena lo mettete sulle mani. Beh, si usa ovviamente come un normalissimo gel detergente, nel senso con il viso leggermente umido lo mettete un pochino di gel sulle mani, vi sciacquate il viso, vi insaponate il viso e insaponato non è il termine giusto in questo caso visto che è senza sapone, però effettivamente non fa molta schiuma e questo è un bene per me, soprattutto che ho un po' di problemi di brufoletti, ecco, un po' di acne, perché mi ricordo che tempo fa la dermatologa mi aveva dato proprio un gel, sì, era una specie di latte quello, detergente. Latte detergente, non come il latte detergente struccante, ma proprio una specie di sapone, non sapone, ecco, che era appunto, non era schiumoso affatto. Questo fa una leggerissima schiuma, credo, ditemi se sbaglio, che sia dovuta al sodium lauryl sulfate. È questo che fa schiuma? Mi pare di sì, però non lo so, non ne sono sicura. Comunque, che è al terzo posto nell'INCI. Ecco, l'INCI non è un granché perché ci sono dei parabeni, c'è il metilparabene, c'è il propilparabene, insomma, ci sono un po' di schifezze. Però devo dire che non mi ha dato fastidio la pelle, non mi ha fatto spuntare brufoletti, pulisce bene il viso e non, soprattutto una cosa fondamentale, non sento assolutamente tirare la pelle dopo. Cioè, non sento la necessità rispetto ad altri. Ne ho provati tanti e molti tirano la pelle subito dopo averli usati, si ha bisogno di una crema. Ecco, questo non lo fa. Poi io la crema lo metto lo stesso, ovviamente. Però non mi dà questa sensazione di tirare la pelle, quindi vuol dire che non asciuga la pelle così tanto che poi la pelle stessa è costretta a produrre più sebo e quindi è un circolo vizioso e non si finisce più. Da questo punto di vista è molto molto carino. Sì, stavo cercando di capire
cosa ci sia dentro, linfe vegetali, ecco, solo qua, così c'è scritto. Comunque, è veramente molto, molto, molto delicato. E ha un buon profumo anche. Ha un profumo di... ha lo stesso profumo della crema. Di verde, non lo so, di... tipo di piante, di fiori, ma un profumo delicato, ecco, non un profumo fastidioso, assolutamente no. Comunque è molto carino e credo che lo ricomprerò, comunque credo che ricomprerò un altro di questi, appena lo finisco, insomma, vedete che... non lo so se lo vedete. Comunque ne ho già consumato un po'. Quando lo finisco, credo che proverò un altro prodotto della Yves Rocher, un altro gel detergente della Yves Rocher, se non questo. Veramente carino. Poi, per quanto riguarda la crema, intanto la cosa che mi ha colpito subito è che fosse in un vasetto di vetro. Non si sente. Comunque, vi assicuro che è in un vasetto di vetro. Lo vedete che è lucida? È un vasetto di vetro. Mentre il tappo è di plastica. Allora, è sempre per pelli da normale a vista, è della stessa linea. Quindi è un gel crema idratazione intensa 24 ore con linfe vegetali idroistitutive. Sono 50 ml, la scadenza è di 6 mesi. E quindi molto più breve, però lo capisco anche perché è comunque un vasetto. Ecco, la cosa che mi è piaciuta è che sia un vasetto di vetro, quindi il vetro si sa, mantiene meglio le sostanze, insomma, è sempre meglio di un vasetto di plastica. La cosa che non mi è piaciuta è che fosse in un vasetto, perché comunque io la uso, la apro. Prendo un goccio di crema e subito la richiudo perché queste confezioni così attirano molte più pelucchi e schifezze varie. Però devo dire che non mi ha dato problemi, anzi ha un profumo buonissimo. È una consistenza di una normalissima crema. Io di gel non vedo niente, sinceramente. Cioè, quello della, come si chiama, della Garnier era molto più un gel. Questo è una crema normale. Ne basta, la cosa fantastica è che ne basta pochissime. Adesso vi faccio vedere. E si assorbe anche abbastanza in fretta, però ne dovete mettere poca. Questo. Non vedete? Ecco questo. E sì, forse una cosa di gel ce l'ha. Lontana sembianza di gel, però è più una crema, ecco. E ha un profumo anche questo molto molto fresco, ma non fastidioso, ecco. Sa proprio di fiori, di piante, però in un modo molto leggero e non dà fastidio. E comunque svanisce abbastanza in fretta, ecco. Non è assolutamente unta, anche se dopo, diciamo, 2 o 3 ore, ma sì, 2 o 3 ore, io vedo la donna T che si lucida, ma questo credo che non sia colpa della crema, o meglio, sono proprio io che non... cioè, la mia pelle è così, non ci può fare niente, ecco. L'odore è molto buono. Allora, per quanto riguarda la crema, qua ho conservato lo scatolino apposta. Allora, queste... cosa c'è dentro? Linfe vegetali di acero e agave blu, associate alla beta... vegetale brevettata, creano una vera e propria riserva d'acqua nel cuore della pelle, donano alla pelle una fonte duratura di idratazione che penetra nei differenti strati dell'epidermide fino a quelli più disidratati, va bene. Insomma, è a base praticamente di acqua, a quanto ho capito. Per quanto riguarda gli ingredienti, anche qui gli ingredienti non sono assolutamente verdi, ecco. Devo dire che io non mi sto trovando male affatto, non sto riscontrando brufoli particolarmente, sapete, brufoletti o cose varie. A me sta piacendo tanto, mi sta piacendo molto, mi è piaciuta subito la consistenza, come si stendeva l'odore, tutto praticamente. E da 1 mese e mezzo a questa parte la sto usando e mi sto veramente trovando benissimo. Poi il fatto che ci fosse anche la pochette, che comunque io riutilizzo per i trucchi quando viaggio, è stato sicuramente un vantaggio. Non che abbia preso questo set per la pochette, no, assolutamente. Io volevo solo la crema, però siccome c'era il set, era appunto 12 euro all'incirca, ho preferito prenderlo. Quindi, per questo video è tutto.
Io spero di avervi tenuto compagnia, spero di avervi dato qualche consiglio. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti o altri prodotti della Yves Rocher. Io ho altri due prodotti della Yves Rocher da recensirvi, ma ancora li voglio provare un altro pochino prima. E niente, io spero che continuate a seguirmi, che se non mi avete mai seguito o comunque non mi conoscevate, tramite questo video vi abbia messo voglia di iscrivervi al mio canale e ci vediamo prestissimo da Pisa, perché si torna a Pisa. Un bacio a tutti, ciao!